Buon pomeriggio dal Palo Giata di Roma, il saluto vi arriva da parte di Mattia Esposito. Vi raccontiamo in diretta la gara degli ottavi di finale, gara unica tra Olympus Roma e Olimpia Verona. È iniziata la sfida qui al Palo Giata, si accomoda il pallone con la suola, lo offre a Dimas che va dentro da Fortino, di ritorno per Dimas che va subito in diagonale, occhio a questa doppia chance per l'Olympus. Prova ad uscire con organizzazione quando si alza la linea di pressing dell'Olympus. Tres, Dimas, l'imbucata dentro per Rodolfo Fortino. Di ritorno per Dimas che al primo tiro in porta col piattone la mette all'incrocio dei pali. Dimas fa 1-0. L'imbucata dentro proprio per Ugas. Prova a calciare Ugas, bravissimo Docce. Seguiamo questa azione dell'Olympus con il destro secco di Matteo Biscossi che infila in porta il gol del 2-0. 13 minuti 42 secondi dopo Dimas, anche Biscossi, l'Olympus allunga, è 2-0. Caiche sbaglia il controllo, Cutrupi prova a servirla di sgro che col tocco sotto colpisce il palo. Ha provato a metterci anche un po' di effetti speciali Anthony Sgro col tocco sotto che si è infranto sul palo. Occhio qui a Marcelinho che calcia in porta, infila Mazzoni, gol di Marcelinho, 3-0. Ma l'Olympus l'ha già riconquistato e si crea una nuova chance. Fortino va da Dimas, puntata mancina centrale bloccata da Mazzoni. Occhio qui all'errore di Citraro e Dimas non perdona e a un metro dalla linea di porta infila il gol del 4-0. Portuga, ma si è schierata la difesa dell'Olympus, gran palla di Portuga per Giannatasio e bravo Ducci a chiudergli lo specchio della porta. Ancora Portinari, prova a calciare col destro, è un gol bellissimo di Portinari che fredda Ducci sotto l'incrocio, un gioiello di Portinari, è 4-1 al Palo Giata. Sempre lì l'Olympus a muovere il pallone, adesso Kai che sale in pressione, prova a disturbare Gabriel, Marcelinho per Cutrupi, col colpetto sotto riporta 4 i gol di vantaggio dell'Olympus. Christopher Cutrupi fa 5-1. Gabriel, pallone per Isgro, vuole sfidare Ugas, rientra sul destro, calcia Antonino Isgro, si iscrive all'elenco dei marcatori e fa 6-1. Sta per iniziare il secondo tempo di Olympus Olimpia, si riparte dal 6-1 maturato nei primi 20 minuti di gioco. Non ha ovviamente necessità di alzare troppo il ritmo, forzare le giocate l'Olympus. Di Mas, bravissimo Mazzoni a negargli il gol del 7-1. Portinari ha un po' di campo da attaccare, sfida tra numeri 6 con Gabriel, si libera bene del pallone su Caiche che calcia col destro. Cutrupi si coordina, va Cutrupi, l'errore di Mazzoni, doppietta anche per Christopher Cutrupi, il tocco per Rudinei Tres. Cutrupi si ritrova lì il pallone, lo gira per Isgro, le finte del numero 7 che va col colpo sotto e forse è stato Rudinei Tres a spingere in porta il gol dell'8-1. Lo assegniamo a Rudinei Tres questo gol e l'Olimpia Verona prova a costruirsi almeno una palla gol in questo secondo tempo. Biscossi a portare il pallone, riesce a saltare Caiche e poi spacca la traversa, ma il pallone è entrato. 9 minuti 5 secondi, sono 9 per l'Olympus con il gol di Matteo Biscossi. Alciati a battere la rimessa, il velo di Marcelinho a favorire Rudinei Tres. Marcelinho, anche questa volta il pallone è entrato, doppietta anche per Marcelinho. L'Olympus vola ai quarti di finale
di Coppa Italia, batte 10-1 qui al Palaolgiata l'Olimpia Verona.